Dalla centrifuga indotta dalle onde al Luna Park indotto dalla corrente del Golfo, la Transat CIC non smette di stupire e, come in un romanzo d'avventura, la regata più difficile è anche la più particolare, con continui colpi di scena. È la corrente prima di tutto a dettare legge e ti porta indietro in alcuni casi, se non c'è vento, ti fa proprio girare su te stesso. Il decimo giorno di regata è caratterizzato, come i precedenti, da una serie di stop and go. Con un'altra area senza vento davanti, ridurrà ancora le distanze tra i primi e chi segue. Dove siamo? Siamo in un posto dove sicuramente non andrei in vacanza. Fa freddo, ho appena tolto la mano di calzaroli, mi è passato tutto il freddo. Siamo motivati, continuiamo ad andare avanti. Avremo un po' di giorni di buonaccia, non tanto vento. Dai, ciao! Alberto Bona e il suo Class40 IBSA navigano in quinta posizione. C'è un ritardo sul primo, stabilizzatosi intorno alle 160 miglia, ma c'è tuttavia ancora tempo per attaccare, magari proprio utilizzando le bonacce che si stanno concretizzando. Intanto si inizia ad aprire la finestra di arrivo. Serviranno almeno 2 giorni di navigazione in avvicinamento a New York, con grande pazienza e determinazione.